Recuperato nelle primissime ore del mattino di lunedì, il corpo senza vita di un giovane di 20 anni residente ad Alfabrica, precipitato dal ponte sopra il fiume Tevere nella zona di Valtiera, Ponte San Giovanni, nella periferia di Perugia. All'1:20 di domenica notte la sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco è stata allertata da una richiesta di soccorso a persona giunta dalle forze dell'ordine e dal servizio di emergenza 118. Le autorità locali sono intervenute subito per gestire la situazione tragica e il recupero del giovane. È stato eseguito con tempestività dalla prima partenza dei Vigili del Fuoco. Non è stata una Pasquetta proprio fortunata sul piano del meteo per gli Umbri. Foschia in mattinata determinata dalla sabbia del Sara che ha raggiunto la nostra regione negli ultimi giorni. Poi nel pomeriggio rovesci temporaleschi soprattutto nel capoluogo. La pioggia ha aumentato la sua intensità nel tardo pomeriggio di lunedì, per poi riguardare l'intera regione. Anche le temperature hanno subito una netta diminuzione. Pasqua e Pasquetta, l'insegna dell'arte, della cultura, della tradizione gastronomica, città di Castello, fra la Pinacoteca Comunale e il centro delle tradizioni popolari di Garavelle. Si è trattato di un tour apprezzato dai turisti alla Pinacoteca, secondo museo regionale per importanza dopo la Galleria Nazionale dell'Umbria, fin dall'apertura pubblico nel giorno di Pasqua e poi in quello di lunedì dell'Angelo. Tante famiglie con bambini hanno partecipato all'iniziativa Caccia al Dettaglio, un gioco divertente per i più piccoli che arrivano al museo per osservare i particolari delle opere di Signorelli e Raffaello, permettendo di comprenderne meglio il messaggio artistico. All'entrata, dopo aver ricevuto un taccuino, è iniziata la ricerca. La collezione d'opere conservate nella Pinacoteca di Città di Castello è seconda in Umbria. Tra le più famose lo Stendardo della Santissima Trinità di Raffaello e il Martirio di San Sebastiano di Luca Signorelli. Altro punto di interesse, nella città tifernate, il Museo Etnografico delle Tradizioni Popolari di Garavelle, giunto al compleanno dei 70 anni di attività, con la possibilità di fare piccoli assaggi della colazione tipica di Pasqua e visitare una casa contadina del 1800. Il Centro delle Tradizioni Popolari di Garavelle è stato istituito per volontà della Regione dell'Umbria nel 1974 per la salvaguardia della cultura popolare e dell'artigianato. È una sorta di spaccato di vita contadina dove tutti gli oggetti e gli strumenti collocati nel luogo dove erano generalmente usati rivivono la loro storia. Nel weekend di Pasqua a Perugia è stato fatto il punto di un incontro con la cittadinanza al Circolo del Tempo Bono in via del Cortone sul primo stralcio di lavori per la messa in sicurezza e la bonifica dal rischio idrogeologico del bacino di Santa Margherita. Sono intervenuti il sindaco di Perugia Andrea Romizzi, l'assessore ai lavori pubblici e ambiente Otello Numerini, l'assessore regionale alle infrastrutture e opere pubbliche Enrico Melasecche e i dirigenti comunali De Micheli, Tintori, Suvieri e Balducci. L'intervento del primo stralcio finanziato dalla Regione ha perseguito tre obiettivi indipendenti: la corretta regimentazione idraulica in una zona da sempre critica della città, il contenimento dei dissesti franosi che interessano le strade poste nella vicinanza delle mura urbiche e il ripristino delle condizioni di sicurezza delle opere storiche a sostegno del centro abitato. La progettazione è stata redatta dalla società Area Progetto Associati di Perugia dopo una lunga fase di monitoraggio geologico. I lavori sono consistiti nella realizzazione di una serie di pali in cemento armato infissi nel terreno con profondità variabile, dimensionati per resistere al traffico intenso e pesante in viale San Domenico e al traffico residenziale di via del Cortone. Il tutto per consolidare i terreni e impedire così il ripetersi dei franamenti superficiali che si sono verificati nel tempo. Sono stati rifatti inoltre tutti i percorsi pedonali e le scale di collegamento tra le diverse quote e gli impianti, curando anche il miglioramento del verde. Tutto questo anche per aumentare la resilienza del territorio comunale perugino lungo tutto il corso d'acqua di Fosso di Santa Margherita, che dalle mura urbiche procede nel Parco di Santa Margherita, a cui dà il nome, e progressivamente percorre la vallata fino all'immissione nel Tevere, nella zona industriale di Ponte San Giovanni. Il primo stralcio dei lavori ha un valore complessivo di più di 3.700.000 euro. Il valore dell'intervento in totale da aggiungere in diversi stralci funzionali fino a Ponte San Giovanni sarà nell'ordine di 50 milioni di euro.
orientati al futuro. È il claim dell'edizione 2024 di AgriUmbria che si aprirà venerdì 5 aprile con la presenza di Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. La fiera numero 55, presentata presso l'Auditorium Sant'Angelo di Bastia Umbra, sarà la più grande di sempre. La novità principale è la nuova area espositiva a disposizione di Umbria Fiere. Si tratta della nuova area nord, un ampliamento importante, come ha sottolineato Stefano Ansideri, presidente di Umbria Fiere SPA, l'ente che organizza AgriUmbria, che consentirà di ospitare nuove aziende. La nuova zona, infatti, oltre a ridisegnare il layout della fiera, consentirà di accogliere oltre 50 nuovi espositori. Siamo riusciti ad organizzare circa un ettaro in più per metterlo a disposizione dei numerosi espositori. Quest'anno ce ne abbiamo oltre 500 e nonostante questo ce ne sono rimasti fuori circa 130. Questo la dice lunga sull'importanza che viene data a questa manifestazione, che è tra le prime in Italia in materia di agricoltura. Questo gran numero di domande di espositori ci consente comunque, al di là del dispiacere di dover rifiutare qualcuno, ci consente comunque di innalzare il livello degli espositori e quindi della fiera tutta, perché andiamo a scegliere ovviamente quelli che riteniamo siano più meritevoli della nostra attenzione. L'edizione numero 55 ospiterà dunque oltre 450 aziende in rappresentanza di oltre 2.800 marchi. Come di consueto, grande spazio sarà dedicato alla parte zootecnica, con la fiera che si conferma polo italiano delle carni. I nuovi spazi consentiranno ad AgriUmbria di valorizzare settori merceologici già presenti, aumentando lo spazio loro dedicato. Dentro AgriUmbria troveranno spazio le diverse agricolture italiane e tutti i comparti produttivi e merceologici a queste legate. La fiera si terrà a Bastia Umbra dal 5 al 7 aprile prossimi. Nel programma di Bastia Umbra, le due mostre nazionali curate da Anabic, dedicate alla razza chianina con la 37esima edizione e alla romagnola 31esima edizione, mentre le altre razze del circuito, marchigiana, podolica e maremmana, saranno presenti nell'ambito della tradizionale esposizione degli animali di Italia Alleva, cuore di AgriUmbria. È stato sottoscritto a Perugia l'accordo tra la Regione dell'Umbria e il Comune di Perugia, RFI, Rete Ferroviaria Italiana, e l'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria per la realizzazione dello studentato universitario all'interno dei locali del fabbricato viaggiatori della stazione di Perugia Centrale. Complessivamente lo studentato potrà ospitare fino a 89 studenti in 67 alloggi, 22 stanze singole, 39 stanze doppie e 6 alloggi dedicati a persone con mobilità ridotta. Il progetto prevede due diversi accessi allo studentato, uno su Piazza Vittorio Veneto e l'altro su un'area verde di nuova realizzazione dedicata proprio agli studenti e posizionata sul lato sud del fabbricato viaggiatori. In queste due diverse aree saranno presenti due reception e spazi comuni dedicati agli ospiti. Dall'accesso da Piazza Vittorio Veneto si possono raggiungere il primo, secondo e terzo piano, dove sono presenti zone comuni e ricreative, aree studio, sale da pranzo e relax e lavanderie, oltre agli alloggi. La distribuzione degli spazi avviene grazie ad un corridoio ad anello che attraversa il secondo e terzo piano e collega il blocco ascensori e ai due corpi scala presenti ai lati opposti. Lo studentato è parte di un più ampio progetto di restyling dell'intero fabbricato viaggiatori della stazione di Perugia Fontivegge, che sarà sottoposto all'intervento complessivo di rifunzionalizzazione in accordo con la sovrintendenza, con l'obiettivo di potenziare i servizi dedicati ai viaggiatori e alla cittadinanza. Weekend a Spoleto caratterizzato dall'edizione Winter di Umbria Tango Festival al nuovo Giancarlo Menotti. L'evento è stato promosso dall'Associazione Officine Creative Orvietane con la direzione artistica di Paolo Selmi, con un ricco cartellone che ha avuto l'obiettivo di riunire esperti di tango, non soltanto professionisti ma da ogni parte del mondo. La partecipazione di coppie di ballerini professionisti come Sara Lupparelli e Byron Torres, campioni europei di tango da pista nel 2022. Gioia Balle e Simone Facchini, vice campioni del mondo di tango e scenario,
Nel 2017 milonga e la danza popolare argentina sono state protagoniste anche in questa edizione numero 15. L'appuntamento è stato preceduto sabato da un workshop della durata di 3 ore tenuto dalle 3 coppie di ballerini professionisti su diversi aspetti tecnici e ritmici del tango, presenti anche Laia Barrera e Julián Villardo. La serata di domenica poi si è tenuto il concerto del cantore argentino Federico Pierro. L'evento è stato patrocinato dalla Camera di Commercio dell'Umbria, del Comune di Spoleto e dalla Regione. Ritorniamo qui a Spoleto al Teatro Nuovo perché avevamo già fatto un'edizione nel 2015, quindi circa 9 anni fa, e siamo lieti di ritornare in questa location bellissima e colgo l'occasione per ringraziare il Comune di Spoleto che ci ha ospitato in questa location. Abbiamo iniziato a Spoleto nel lontano 2010, propone sempre la stessa tipologia, ci sono lezioni, workshop con i migliori artisti di tango internazionale e nella serata, serate danzanti di tango fino a notte fonda. Questo è lo scopo di avere un incontro tra molteplici, tra vari ballerini. Un focus sul design e sulla direzione in cui si sta muovendo in questi primi mesi del 2024. Se ne è parlato alla Sala dei Notari di Perugia con i designer Giuliano, Nanni, Riccardo e Raffaele, ideatori, autori e conduttori del popolare podcast Caffè Design per la prima edizione del NID Design Breakfast, evento promosso dal NID, nuovo istituto design di Perugia. L'appuntamento è andato subito sold out nel giro di pochi giorni, ha visto i 4 podcaster confrontarsi sui trend del design contemporaneo con l'approccio leggero e competente che contraddistingue il podcast nato nel 2017 e diventato ormai un punto di riferimento per la comunità italiana di appassionati e addetti ai lavori del design. L'evento è stato anche l'occasione per la consegna dei primi NID Design Award, premi previsti per gli ex studenti dell'Istituto Perugino, centro formativo d'eccellenza attivo dal 1983, che si sono contraddistinti nelle categorie Career e Proyecto. Questi premi sono un riconoscimento unico nel loro genere, dedicato agli ex studenti dell'Istituto di Design, per celebrare coloro che non solo hanno dimostrato eccellenza accademica, ma che hanno anche proiettato loro stessi verso il futuro, trasformando la loro passione studentesca in una professione reale e tangibile. Tra il 4 e il 7 aprile prossimi, appuntamento al nuovo cinema Caporali di Castiglione del Lago. Per il Trasimeno incontra il cinema emergente. Presenti anche l'attore e regista Giulio Base, l'attrice Greta Scarano e il regista Simone Massi. La rassegna cinematografica è promossa dall'Associazione Castiglione del Cinema, presieduta da Luigi Meoni. Torna per la sua seconda edizione con un programma ancora più ricco e con la possibilità di incontrare dal vivo tanti protagonisti del cinema italiano. I dettagli del cartellone sono stati ufficializzati mercoledì nel Palazzo della Provincia di Perugia dal direttore artistico Emanuele Rauco, alla presenza dello stesso Meoni, del sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, della direttrice del GAL Trasimeno Orvietano Francesca Caproni e dell'amministratore unico di Sviluppo Umbria Michela Sciurpa. Anche l'anno scorso questa è una manifestazione che ha radici profonde. Ha radici profonde su Castiglione del Lago, sulla nostra comunità, un comune che ha investito su un cinema in un centro storico e soprattutto che è capace di attrarre tante energie, tante competenze per questa arte così importante che coinvolge le nostre vite, che guida le nostre vite. Quindi Castiglione del Lago sempre più ospitale, pronto ad ospitare sia tantissimi artisti, tanti turisti, ma soprattutto tanti castiglionesi. I ragazzi e le ragazze della 4ª BS indirizzo Scienze Umane del Liceo Properzio di Assisi sono tra i vincitori dell'11ª edizione del concorso nazionale di filosofia Romane Disputationes tra gli oltre 1000 studenti e docenti da tutta Italia che si sono riuniti presso il Teatro Duse di Bologna per il convegno finale del percorso iniziato a settembre sul tema Qui est tempus.
Dopo la lezione inaugurale del professor Fabris dell'Università di Pisa a settembre, tra i 6.000 studenti partecipanti si sono formati oltre 200 team che hanno elaborato un contenuto filosofico originale in forma scritta o video monologo e si sono preparati al torneo di disputa filosofica. Nella convention finale che si è svolta il 20 e il 21 marzo si sono susseguite lezioni, dialoghi con esperti, esibizioni dei monologhi, musica e sfide di dispute filosofiche per arrivare alle attesissime premiazioni. Arianna Gatti, Laura De Santis, Martina Cianetti, Lavinia Orfei, Agnese Peruccaccia, Alberto Piccardi, Serena Giulio, Marta Marconi, Erika Stefania Gheorghe, Vittoria Formisano, Martina Maggio, Aida D'Alessandro, accompagnati dalla professoressa Maria Chiara Leone, hanno nello specifico conquistato il primo posto nella categoria Video Junior con un cortometraggio filosofico. Intrigante ed originale il meccanismo del gioco da tavolo che proietta il cortometraggio in una dimensione fantasy in cui le regole del gioco dettano l'andamento del tempo. Ottimo uso delle inquadrature e delle strutture narrative del montaggio, il plauso della giuria. Sono molto fiera dell'impegno dei miei studenti e di tutto il corpo docente, le parole della dirigente scolastica Francesca Lunni, per questa vittoria, ma soprattutto per la partecipazione a questi momenti che accogliamo e promuoviamo per il loro significato formativo. Vincere ci fa piacere, ma l'obiettivo è di stimolare gli studenti a misurarsi con se stessi e con gli altri, per riflettere su tematiche che si rivelano sempre attuali, acquisire metodi e capacità argomentative che sono necessarie per gli alunni e indispensabili per i futuri cittadini. Lavora sempre, gioca sempre in crescendo. Milano va in crescendo e ti comincia piano, pensi che quello è il loro standard, poi piano piano crescono e magari vincono un set e poi, come oggi, ti mettono in difficoltà in ricezione. Per fortuna che poi questa difficoltà l'abbiamo parata, è entrato Leon, siamo più concentrati, abbiamo giocato più attenti, non siamo andati al tie break e questo è molto buono, perché questi tie break sono molto pericolosi, sono tutte lotterie. Devo dire che ho visto una grande Sir, Susa, Vim, Perugia oggi, molto concentrata, l'allenatore ha fatto i cambi giusti e devo dire diciamo che abbiamo sfatato, cioè abbiamo cominciato bene questo tipo di questi playoff contro Milano. Squadra del nostro, assolutamente al nostro livello. Noi siamo come Milano, non perché Milano è come noi, non perché Milano ha finito settima e noi secondi. Siamo allo stesso livello, squadra in grande crescendo, da diciamo stare molto attenti. Quel piglio. Siamo rimasti, io un po' impietrito, sai, eravamo sotto, quelli battevano e non sbagliavano più le battute, battevano e abbiamo visto che Semenio, che è uno dei nostri migliori ricettori, era in difficoltà. È uscito Semenio, che è entrato Leon, che magari notoriamente riceve meno, quindi siamo tutti quanti preoccupati. E poi però la squadra ha reagito, ha cominciato a battere un po' meglio, è entrato Russo, poi è ritornato lì in battuta, ha fatto un paio di battute giuste, siamo arrivati sul 24 e poi anche loro qualcosa hanno dovuto un po' pagare, perché noi eravamo veramente molto molto tirati e anche loro poi hanno sbagliato e hanno fatto, però ecco, ci hanno messo in difficoltà. Io vedo Milano assolutamente a livello di Perugia, io non so come hanno fatto ad arrivare ai settimi, però forse hanno fatto apposta per illudere gli avversari, ma ecco, andiamo avanti così. A Milano sarà la prossima anche la grande partita, però questi sono i playoff, ce lo dovevamo aspettare. I playoff sono tre volte le emozioni di una partita normale e quindi voglio dire alla salute delle emozioni.
Serata finale di festeggiamenti per la Bartocini Forti Infissi Perugia, promossa in Serie 1 di volley femminile. Le perugine completano il campionato con il successo al Palabarton nella serata di venerdì per 3-0 su San Giovanni in Merignano. Grandissimo tifo al Palabarton, bilancio esaltante per la squadra di Giovi e Marangi, che torna nella massima serie. Questi parziali del successo casalingo, l'ultimo della stagione, 25-17, 25-20, 25-20. Montano MVP dell'intera stagione, cosa reva della partita di venerdì? Al termine della gara è partita la festa con gli applausi, abbracci tra i giocatori e balli più sfrenati. Le campionesse della Bartocini.